Bene, ci siamo. Allora, come già detto da qualche giorno, questa mattina abbiamo in diretta telefonica il capitano Giuseppe Amato. C'è pronto Giuseppe? Sì, pronto Antonella. Eccolo qua, finalmente ci siamo. Giuseppe, intanto benvenuto. Grazie Antonella, grazie. Colgo l'occasione per ringraziarti pubblicamente per questa opportunità e per ringraziare i radioascoltatori che mi ascolteranno in questi minuti di questa intervista. Grazie a te invece per esserci e per aver rubato un po' di tempo al tuo lavoro, e noi ti ringraziamo veramente tanto. Allora, Giuseppe, tu hai scritto questo libro, L'eco dei miei passi a Kabul, un libro che si snoda durante il tuo anno di permanenza appunto in quei luoghi e che riporta anche le tue esperienze, insomma, in quella terra molto difficile. Narri degli imprevisti del tuo lavoro di relazione con le persone sul posto, perché questo era la tua missione, diciamo, in una sorta di diplomatico, si può dire. Io ho svolto un lavoro che mi permetteva di entrare in contatto con la popolazione civile, quindi di non restare nel solo ambito militare, e quindi da questo punto di vista sono stato molto avvantaggiato perché ho potuto toccare con mano una civiltà, ho potuto toccare con mano una cultura totalmente diversa dalla nostra per certi aspetti, ma per altri molto simile, molto vicina alla nostra cultura, alla cultura di italiani, alla cultura di gente aperta al prossimo, ma soprattutto prodiga ad aiutare chi è in difficoltà. Beh, allora, tu sei capitano dell'esercito, lo diciamo, insomma, a te era stato assegnato questo compito presso il comando NATO a Kabul nell'ambito della missione ISAF, giusto per dire che cosa facevi in quei luoghi. Allora, hai deciso di lasciare queste emozioni, insomma, che vivevi giornalmente, queste sensazioni e anche dei sentimenti, perché io comunque ho intravisto dei sentimenti veri verso queste popolazioni, su dei pezzi di carta di fortuna. Ecco, questa domanda che mi è spuntata così leggendo, dico, ma come mai ti veniva di scrivere su questi foglietti di carta queste cose che ti succedevano? Bene, Antonella, è un po' la mia forma mentis. Io sin da ragazzino, da quando frequentavo le scuole medie, scuole superiori, l'Accademia Militare, avevo l'abitudine di appuntarmi un po' tutto, quando venivo interrogato, i voti che prendevo e così via. Diciamo, questa mia forma mentis l'ho portata poi anche nel lavoro, perché non mi ha mai tradito, mi ha dato sempre dei buoni risultati. E nel lavoro si è enfatizzato ancora di più, perché io, vivendo in determinate situazioni, vivendo soprattutto delle determinate emozioni, avevo in qualche modo paura che potesse sfuggirmi qualcosa, e quindi annotavo in modo ancora più sistematico tutto quello che succedeva. E dall'altro lato poi era anche terapeutico scrivere, sai, quando si è in missione, lontano da casa, lontano da quelli che sono i comfort di cui si gode quando si sta nella propria abitazione, ognuno cerca una valvola di sfogo, chi va in palestra, chi va a correre. Io, tra le varie cose, avevo deciso anche di scrivere su questi pezzi di carta che trovavo la sera nel mio alloggio, quando rientravo dopo magari una giornata trascorsa fuori per le vie di Kabul, e trovavo terapeutico l'affidare tutte quelle che erano le mie osservazioni, le mie emozioni, i miei pensieri a questi pezzi di carta. E di lì poi è nato, come dire, ricomponendo questi pezzi di carta, questo diario. Una specie di debriefing, insomma, di quello che ti capitava durante il giorno. Esatto, una specie di debriefing, un diario segreto di un giovane ufficiale. Eri molto giovane, in effetti. Lo sei ancora, per carità, però insomma eri giovane in quei luoghi, devo dire. Hai descritto veramente in modo molto chiaro i problemi e i pericoli continui comunque esistenti in quelle zone, ma tu, ho visto che riuscivi sempre a trovare, o ti trovavano in quel caso, delle persone che in qualche maniera ti davano un minimo di, non dico di sicurezza, ma cercavano di farti sentire a casa, insomma. Ad esempio il Mustafa, ho letto, che ti teneva la mano a lungo, quello mi è piaciuto molto, quel passo, sì. Quando sei andato a trovarlo, piuttosto del ragazzo afghano che aveva studiato in Italia e che ti aveva trovato, ti aveva salutato. Sì. Allora, sì. Qual è stato il momento più difficile che ti ha segnato in quei luoghi? Ma diciamo i momenti difficili, quando si vive in una realtà come quella afghana, come qualsiasi altro teatro non proprio
facile, sono tantissimi quei momenti che ti segnano, però ti lasciano qualcosa di così profondo e tu riesci a trovare anche da questi momenti qualcosa di positivo. Io uno dei momenti che più mi ha segnato, uno dei momenti che più mi ha fatto riflettere sulla, non solo sulla pericolosità, ma soprattutto su quanto il confine tra il vivere e il non vivere è labile in determinati ambienti, è stato quando un mio collega, a cui ero molto legato, in un attentato ha perso la vita. Era un collega, più che collega era un amico, tanto è vero che con questo amico avevamo deciso di trascorrere persino la licenza insieme alle nostre mogli, e avremmo trascorso questa licenza negli Emirati Arabi anziché tornare in Italia, e quindi avevamo organizzato tutto nei minimi dettagli, nei minimi particolari. Peccato che poi lui è stato meno fortunato di me, e quindi il nostro progetto, il nostro sogno, il sogno di continuare questa nostra amicizia al di là dell'ambiente lavorativo, insieme alle nostre mogli negli Emirati Arabi, è rimasto solo un ricordo, è rimasto un sogno che non si è realizzato su questa vita terrena, ma chissà, molto probabilmente ci ritroveremo in una vita più rosea e più felice. Certo. Leggendo appunto il tuo libro, ecco, come ti dicevo prima, a me sembrava di sentire gli odori, i profumi di quei luoghi, anche il caldo opprimente che descrivevi benissimo, ma nello stesso tempo anche la forza e la dignità di quel popolo. Io ho qui delle foto che vorrei far vedere agli amici, naturalmente, ecco, delle foto che tu hai fatto in quei luoghi dove veramente, vedendo le foto, se leggi il libro le vedi uguali, insomma, te le immagini uguali, quindi veramente sei stato bravissimo. Attento, preparato e preciso nel tuo lavoro, quanto però disarmato e a volte impotente nelle esigenze anche elementari di quel popolo, che io ho visto ti impegnavi molto per cercare di confortarli, e più delle volte ci sei riuscito anche. Sì, allora, quando ho deciso di pubblicare il libro, diciamo che è stata una spinta soprattutto di mia moglie, e la mia reticenza a pubblicare il libro era dovuta al fatto che in quelle pagine, in quei pezzetti di carta dove io appuntavo di tutto, fuoriusciva il Giuseppe uomo, non il Giuseppe militare. Esatto. E il Giuseppe uomo, quindi, con i suoi sentimenti, le sue paure, le sue debolezze, e credo che la forza del libro sia proprio questa, il fatto che io abbia scritto in modo senza filtri, in modo diretto, in modo spontaneo, abbia scritto quelle pagine con il cuore, che ha permesso, come dire, di poter dare l'impressione al lettore di sentire il caldo, di sentire gli odori, eccetera. Mi hai fatto un complimento bellissimo, Antonella. Quello che mi hai detto è bello perché vuol dire che sono riuscito a trasformare in scrittura quello che avevo dentro, quindi quello che il mio cuore mi faceva provare. Ed è una cosa bellissima. No, ma è vero, io mi ponevo sempre come la persona che voleva aiutare, perché sì, nel nostro animo, nello spirito italiano, quello di aiutare chi è in difficoltà non è una mia caratteristica, ma è una caratteristica non solo dei militari, ma soprattutto del popolo italiano, questo popolo aperto alla diversità, ma soprattutto propenso ad aiutare chi chiede aiuto. Infatti, io ho scelto un passo del tuo libro che dice: spero solo di essere riuscito a dare il giusto rilievo al lavoro di noi soldati, al sentimento di umanità e ai valori che noi italiani portiamo ovunque nel mondo, lo spirito di sacrificio, l'amicizia, la simpatia e la vicinanza nei confronti di chi nasce sotto una stella diversa. Questa mi sembra veramente il succo del tuo libro, perché veramente è quello che hai trasmesso, quello che comunque tutti gli italiani, i soldati italiani che sono nelle varie regioni in giro per il mondo, riescono a trasmettere. Questo mi sembra il messaggio che hai voluto dare. Sì, dimmi. Sì, esatto, questo qui è il messaggio, perché noi
Io con i miei colleghi siamo lì, e siamo lì perché crediamo in un ideale, perché condividiamo degli obiettivi e siamo pronti a difendere questi obiettivi, questi ideali in ogni modo, donando anche la vita. Se la nostra patria ce la chiede, noi non ci pensiamo due volte, siamo pronti a tutto per condividere questo disegno, questo obiettivo, che è l'obiettivo di vedere, di lasciare alle nostre generazioni future un mondo migliore. A lasciare ai nostri figli un mondo dove ogni persona, a prescindere se sia nata in Italia o sotto un altro cielo, possa riprendere a sognare e a sperare. Una cosa volevo chiedere: siccome non potete raccontare ai familiari e agli amici proprio tutto quello che succede durante le vostre missioni, avete un sostegno psicologico al rientro, o comunque insomma qualcuno che vi aiuta in questo? Ma diciamo la Forza Armata è molto vicina a quello che noi facciamo, quindi qualora ci fosse la necessità di sostegno, sì, certo, loro ci sono sempre vicini, soprattutto i nostri vertici, i nostri comandanti sono molto attenti a questo aspetto, quindi sono sempre vigili. E ogni comportamento viene analizzato e viene, quindi ci si aiuta per capire il motivo per cui ci si comporta in un certo modo, e quindi si prendono i dovuti provvedimenti anche con l'aiuto di personale qualificato in tal senso. Come cambia la vostra idea, se cambia, rispetto agli extracomunitari in Italia dopo essere stati in quei paesi? Ma diciamo, ognuno di noi ha una propria idea. La mia idea è l'extracomunitario che viene in Italia, sicuramente una persona disperata che fugge dalla propria terra perché ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa per costruirsi un futuro migliore. Chiaramente, ripeto, questa è la mia idea, chiaramente l'extracomunitario che viene in Italia deve comportarsi allo stesso modo in cui si comportano gli italiani, quindi rispettare le leggi, le regole, e solo in questo modo può integrarsi in modo totale e quindi diventare uno di noi. Certo. Uno di noi significa una persona che ha degli obiettivi, una persona che condivide una cultura, condivide delle usanze, ma soprattutto le rispetta. Sicuramente. Che cosa può avere o non può avere, adesso è una domanda che ti faccio io, disturbato di più in quei luoghi, l'impotenza o le ingiustizie? La cosa che più ti lascia l'amaro in bocca è il fatto che tu vuoi fare sempre di più, ma qualsiasi cosa tu faccia ti sembra poco rispetto a quello che tu potresti fare, ma credo che sia una sensazione normale, una sensazione legata proprio all'aspetto umano, perché quando tocchi con mano la sofferenza vorresti fare qualsiasi cosa per alleviarla, per sconfiggerla, ed è proprio questo sentimento quasi di non rassegnarsi mai davanti a qualsiasi cosa che ti porta a fare sempre meglio, a dare sempre di più e quindi a mantenere sempre alto il nome non solo dell'istituzione che tu rappresenti in quel momento, ma soprattutto della nostra patria che costantemente ci supporta quando siamo lontani dalla nostra terra. Sicuramente. Io ho visto che nel tuo libro parli molto della tua terra di nascita, ho visto molti detti, appunto, che la tua nonna diceva molti proverbi, naturalmente, ecco, questo si trasforma in nostalgia quando si è all'estero, e ho visto anche che tuo padre ti ha aiutato nella correzione delle bozze di questo libro, posso sapere che cosa ti ha detto dopo averlo letto? È vero, io sono molto legato alla mia terra d'origine e molte volte richiamo nel libro alcuni detti popolari. Sì. Richiamo questi detti popolari perché sono molto rispettoso della cultura dei miei avi, perché loro sono riusciti con delle frasi semplici, brevi, a sintetizzare delle filosofie di vita che io ho riscontrato passo dopo passo, quindi io mi ritornavano alla mente queste frasi che mi aiutavano in qualche modo ad affrontare quelle difficoltà, perché erano ricche di significato. E mio padre è stato una colonna portante del libro, perché mi è stato vicino quando l'abbiamo corretto, sì, ma soprattutto lo leggeva
con gli occhi non solo del genitore ma soprattutto del lettore. E alla fine, quando ha terminato di leggerlo, di darmi la mano nella correzione, la cosa che più mi ha emozionato, mi ha stretto la mano e mi ha detto: Peppe, continua così e tieni duro, perché noi crediamo in voi. Dietro quel voi non c'era solo il figlio, sì, ma c'era il figlio che apparteneva a questa grande famiglia che sono le Forze Armate. Ma che bello, veramente emozionante, ho la pelle d'oca anch'io, veramente un grande papà. Pensi, è questo il tuo primo libro, giusto? Sì, questo qui è il mio primo libro, esatto. E quindi pensi di scrivere ancora? Come ti dicevo, Antonella, ho tante cose in mente, devo solo rimettere in ordine queste idee e trovare il tempo per, certo, poter trasformare quello che ho dentro in qualche altra cosa che possa condividere con il pubblico, condividere con voi, condividere con tutta la gente che è rimasta in qualche modo positivamente impressionata dal mio libro. Noi ce lo auguriamo, perché veramente scrivi molto bene e ci fai sentire parte di quei luoghi quando racconti, quindi anche le ruote che giravano a vuoto nel fango, per dire, quindi cioè, tutto lo sforzo per questa macchina che non andava avanti, i profumi, gli odori, il caldo, insomma la polvere, tutto si sentiva, quindi sei molto bravo a descrivere. Oltretutto, lui non lo dice ma lo diciamo noi, questo libro ha avuto anche due premi letterari internazionali, il premio Targa, il Molinello, che hai ritirato il 16 marzo scorso a Rapolano Terme Siena, e quello che ritirerai sabato prossimo, quindi il 20 sabato appunto a Cattolica, il Pegasus Literary Awards Special Selection, il premio letterario internazionale Città di Cattolica, quindi vanno a te tutti i nostri complimenti, carissimo Giuseppe, te lo meriti, perché è un libro veramente sensazionale. Grazie, ti ringrazio Antonella e ringrazio tutti gli italiani che ci sono sempre vicini quando siamo lontani da casa, ed è quella vicinanza che ci aiuta a mantenere alto il nome dell'Italia, ci aiuta ad affrontare tutto nel miglior modo possibile e soprattutto a fare sempre meglio e di più. Allora, intanto dobbiamo però fare i ringraziamenti finali a tua moglie Maria Elena, che ha raccolto questi tuoi foglietti delle tue testimonianze e alla fine ne è uscito un libro, altrimenti non ne avremmo saputo nulla, quindi ancora grazie a Maria Elena, che si è veramente impegnata e la ringrazieremo sempre. E poi un ringraziamento speciale a Monica Gallo, che mi ha segnalato il tuo libro, quindi a lei tutti i ringraziamenti naturalmente. Antonella, allora se posso io ringrazio Monica, perché sì, grazie a Monica, come dire, è stato il nostro gancio. Esatto. E ringrazio mia moglie, che saluto con un grande bacione, perché lei mi è sempre vicina, ma soprattutto promuove ogni mia idea, ogni mia iniziativa. E fa bene. Io adesso sono in partenza per un anno per un'altra missione e quando gliel'ho detto qualche giorno fa a mia moglie, la prima cosa che mi ha detto: tu sei contento di farlo, sei felice? Io gli ho detto sì, e lei mi ha detto: allora non preoccuparti, io ti appoggerò, ti sarò sempre vicina, anche se saremo a diverse migliaia di chilometri di distanza. È una grande, dietro un grande uomo c'è una grande donna, e su questo noi siamo felicissimi. Scrivi però, mi raccomando, prendi appunti, perché aspettiamo il prossimo libro. Allora, benissimo Giuseppe, ancora grazie, veramente grazie mille per il tuo intervento, averci regalato questi preziosissimi momenti, e ti aspetto per la prossima volta. Allora, grazie Antonella, saluto tutti. Grazie Giuseppe, a presto. Ciao, grazie ancora.